Asia Nuccetelli attaccata da Signoretti, sei un fenomeno da baraccone. Riccardo Signoretti contro Asia Nuccetelli, le parole al veleno. A domenica live Asia Nuccetelli è stata duramente criticata da Riccardo Signoretti a causa dei suoi presunti ritocchi. Che la figlia di Antonella Mosetti sia attaccata per questi motivi non è sicuramente una cosa nuova, ma il direttore di Nuovo TV ha aggiunto nel salotto di Barbara D'Urso che Asia ha ricorso alla chirurgia in quanto ha capito benissimo che così si sarebbe costruita un personaggio perfetto per apparire in TV, dichiarando inoltre che per lui la Nuccetelli era un fenomeno da baraccone. Infine, Signoretti ha concluso il discorso affermando che l'interesse mediatico nei suoi confronti terminerà molto presto. La stessa Barbara D'Urso, ha palesato il direttore della rivista, la sostituirà nel momento in cui scoprirà una ragazza che potrebbe attirare più la sua attenzione, come può essere per esempio una ragazza con tre seni. A quel punto è stata direttamente la conduttrice napoletana a prendere parole, dichiarando che le sue opinioniste sono scelte per il cervello e per la loro energia, e non certamente per la loro faccia, tanto che la giovane Mosetti appariva all'interno dei suoi programmi ancora prima di tutti gli interventi, avvenuti durante questa calda estate. Asia Nuccetelli fenomeno da baraccone. La dichiarazione di Signoretti. Oltre all'attacco di Riccardo Signoretti, a domenica live Asia Nuccetelli ha nuovamente discusso con Carino Cascella, per via delle frecciatine al veleno che le due si sono scritte su social. Carina e Asia avevano litigato durante la prima puntata di Domenica Live di questa stagione, occasione in cui l'ex opinionista di Uomini e Donne aveva affermato che per lei Asia non era affatto normale in seguito alle presunte operazioni chirurgiche, e che non veicolava a casa un messaggio positivo. A difendere la figlia, era intervenuta persino Antonella Mosetti, la quale aveva affermato che era ridicolo che delle quarantenni, frecciatina contro Carina, criticassero le ventenni, Asia, solo per apparire in TV. La Cascella aveva quindi postato su social una foto e nella didascalia dell'immagine aveva scritto che tutto si poteva cambiare, ma non l'intelletto. In seguito a ciò, la Nuccetelli aveva risposto che questi continui attacchi la facevano solo ridere. Insomma, hanno risolto oggi a Domenica Live? Nemmeno per sogno, tanto che Carina ha addirittura affermato di non voler parlare con una ragazza che ha un quoziente intellettivo così basso.